Uè zozzi, siete su Barbaroffa, parte seconda del mio viaggio per il Giappone. Se non vi siete visti la prima parte, rimanete sintonizzati su questo video perché spunterà fuori una simpaticissima scheda su cui potrete cliccare. Questa volta vado a fare dello shopping nel quartiere di Shibuya. E che cos'è Shibuya? Beh, rimanete a vedere il video per scoprire di cosa sto parlando. Ok, non ho idea di che cosa possa essere questo. Cioè, riesco a leggere i caratteri cinesi, ma non hanno significato. Cioè, questo significa acido e questo è acqua, però ho capito che acqua acida in realtà sarebbe l'acqua gassata. Beh, sotto c'è scritto anche sparkling, non ho un problema. Qua c'è dell'uva, presumo che sia dell'acqua gassata al gusto uva. Vabbè, l'assaggiamo. Ok, a essere gassata è gassata. Sa di uva. Sa tipo di uva fragola, ma è buona. Wow, è zuccherata. C'ha tipo quante calorie. E non posso vedere. Vabbè, comunque è buona. Assaggiate l'acqua gassata al gusto uva. E adesso ci mangiamo un dorayaki. Ce l'avete presente Doraemon? Ecco, prende il nome proprio da questi dolcetti qua, i dorayaki. Sono delle ciambelline con dentro della crema di fagioli. Forse l'ho già mangiato, o forse no, non lo so. Fatto sta, questo è il mio primo dorayaki del Giappone, quindi è importante. A me piace molto la crema di fagioli rossi. Veramente mi fa impazzire. Fortunatamente ho visto che si trova anche in Italia, quindi è un problema. È una sorta, sembra tipo cioccolatina, però dentro cioccolatina, perché non cioccolata? Però dentro un pochino più, vedete, rossa, ed ha un sapore veramente particolare, dolciastro. A me piace molto. Io vedo Rayaki. Zozzi, qui dietro c'è la statua di Hachiko, il cane. Oh, mi sa che tocca a me. C'erano un sacco di turisti in fila. Eccolo qua. Kano. Ma niente, zozzi, ci siamo. Shibuya. Uno dei quartieri più casinisti e vivaci di Tokyo. Niente, zozzi, quando mi immaginavo Tokyo, mi immaginavo una cosa del genere. Veramente, la mia idea di venire in Giappone e di venire a Tokyo poteva essere riassunta in venire a Shibuya. Adesso sono qua. Vuol dire che sono arrivato. No, vabbè, ho trovato la sezione dedicata alla roba vecchia. A parte delle perle assurde di qualche console oscura della Taito. Però c'è la roba del Nintendo 64. Wave Race 64 edizione giapponese. Mario Party 64 a 950 yen, tipo 10 euro. Titoli oscuri. Mario Golf, immagino, perché non so leggere il giapponese. No, Sim City, edizione giapponese per Super Nintendo. Che roba. Assurdo. Giochi del Game Boy. Guarda qua. Pokémon Blu. 10 euro. Pokémon Blu a meno di 10 euro, madonna. Madonna benedetta, che roba. Qua uno si fa male, Kirby. Questo che sarà? Pokémon giallo? No, neanche. Della roba giapponese incredibile. Ma non è quanto era bello il... Quant'erano belle le cartucce del Game Boy Color trasparenti. Perché non ricominciano a fare le cose tecnologiche trasparenti? E mancano. Insomma, un paradiso, guardate, anche la roba del Game Advance, te la tirano appresso, fra l'altro, non costa niente. Qua che sono? Videocassette? Neanche. No, è roba del Super... No, sono giochi, però confezionati ancora in ottimo stato. Incredibile. E questo non è un negozio straspecifico, è semplicemente una libreria.
Guarda qua, Dragon Quest. Che roba. Ragazzi, mi faccio male, qua ci sono dei Nintendo DS Lite a 19 euro con il caricatore. Questo quanto costa? Un DSi a tipo 2900 yen, fai conto, meno di 30 euro. Te li buttano a prezzo, quasi quasi me ne compro uno. Ragazzi, 12 euro questo Game Boy, ma 12 euro. Non fosse che ce ne ho già 3 di Game Boy Advance, questo qua, mamma mia. Time Riding continua, questo negozio è fantastico, mi sono reso conto solo adesso che è un negozio dell'usato praticamente, libreria c'è un pochino di tutto, ci sono le PSP, PSP 3000, PSP 1000 e io mi sa che l'ho puntata questa PSP 1000, 3950 su 30 euro, per 30 euro ti porto a casa una PSP, ma quasi quasi. Qua sono capitato nella zona fumetti. E vabbè, penso che conosco della gente che potrebbe uccidere per essere al posto mio. Qui siamo nella sezione dell'abbigliamento usato, però tutto si presenta bene. Ci sono un sacco di scarpe, tra l'altro. Pelle morbida, pelle morbida, come direbbe Marcus Cron, morbido. È assurdo. Se venite in Giappone, venite con le valigie vuote. Davvero, io sono contentissimo di essere venuto con lo zaino vuoto, vuotissimo. E non me ne sto pentendo. La roba, se la prendete usata, se sapete dove andare, costa anche relativamente poco. Mangiare, io direi che costa più o meno come l'Italia, veramente più o meno come l'Italia. Ovviamente il sushi o you can eat, almeno io non ho ancora visto dov'è e se c'è, ma insomma, molto discreti questi pantaloni di pelle. Ah, alla fine mi sono comprato la PSP, eh. Non ho potuto resistere. Raga, 30 euro, no, 33 euro con un gioco incluso. Wow, zozzi, che giornata, che figa Shibuya. E ho visto solamente una parte, cioè solo una cosa che interessa di più a me, cioè ho l'impressione che qui veramente trovi tutto quello che vuoi, è veramente il primo posto sulla faccia della terra, per i miei interessi probabilmente, non lo so, in cui trovo proprio tutto ciò che voglio, tutto. Avessi avuto soldi infiniti mi sarei portato via mezzo negozio ovunque sono andato, ma d'altronde sono cresciuto con cultura giapponese, con videogiochi giapponesi, con manga giapponesi, cartoni animati giapponesi, cioè che cosa vi aspettavate? Oh, lì potete comprare la droga. Oh, e adesso vado a mangiarmi la cotoletta con il curry. Amici europei, amici milanesi, mi dispiace, ma la cotoletta asiatica, ma batte tantissimo la vostra cotoletta, mi dispiace tanto. Ma che bella. Vi voglio fare un esempio del fatto che capisco cosa c'è scritto, ma non so come si legga. Qui davanti vedete scritto 2F, un carattere, poi ce n'è un altro, poi un altro ancora, allora io leggo 2F, quindi secondo piano, i primi due caratteri significano uso quotidiano, il terzo carattere è quello con i tre quadratini, insomma vuol dire prodotto, poi c'è il carattere di cibo prodotto, quindi prodotti alimentari, primo piano, quello significa medicina, e poi a fianco c'è scritto truccarsi prodotto, quindi c'è scritto praticamente al secondo piano ci sono beni di uso quotidiano e alimentare, al primo piano c'è farmacia e articoli cosmetici. Però non ho idea di come si legga in giapponese, ovviamente so farlo in cinese, ma non è la stessa cosa. È successa una cosa orribile. Ho
comprato la PSP. Costava poco. Ho comprato anche un gioco. Ma non ho comprato la memory stick. Tra l'altro, non riesco a trovarla da nessuna parte. Sono appena stato in un negozio e le vendevano. Vendevano una, ma la 128 giga costava, anche se usata, ma costava quasi quanto l'intera PSP. Costava 50 euro. Stasera non potrò giocare con la nuova PSP perché l'unico gioco che ho mi dice che deve creare un file di salvataggio nella memoria, nella scheda di memoria, quindi niente da fare. Venire in Giappone è stato un errore, zozzi, io non... Perché non posso mai essere felice? Perché la mia vita è così piena di dolore? Oh. Non faccio in tempo a tornare a Shibuya perché il negozio dove ho comprato la PSP, che ha una scheda di memoria, sarà chiuso per l'ora che arrivo. Oh.